Mi chiamo Amir. Rim. Fedir. Kamla. Nessuno mi chiama più Azadi. Lo sussurro, a volte, quando passo davanti a una vetrina e intravedo il mio volto. Azadi. Un sibilo che nessuno può sentire. Nessuno mi chiama più Azadi. Semplicemente, non lo sono più. Mi chiamano barbona, puttana. Oppure mi scansano, semplicemente. Ma mai nessuno mi chiama più Azadi. Cerco, mi muovo, mi guardo intorno, corro. Ma andare dove? Los heridos, las armas acechándonos y el miedo. Le loro scarpe mi insultano ogni giorno, trascinandosi di fretta in su e in giù per le vie del centro. Guardo solo i loro passi. Non mi azzardo a salire nemmeno di qualche centimetro con lo sguardo. Stipati, stretti, sotto un sole cocente. Scomoda, con abiti normali. È la mia silenziosa protesta. Per la loro indifferenza, per la loro cattiveria. Non guarderò più né un uomo, né una donna in faccia. Così come loro non mi chiamano mai Azadi. Quando mia madre mi ci chiamava, Azadi intendo, mi sentivo molto fiera. Quando decidemmo di lasciare l'Iran, iniziavo già a pronunciarlo con un tono di voce più basso. Dopo il primo stupro, abbassai la mia voce di un altro tono. A ogni chilometro lontano da casa, ad ogni schiaffo, pugno, colpo, goccia di sangue che si separava da me, le lettere impresse sul mio destino sfilavano via. Non pueden entender mis vivencias y en poco tiempo les olvidarán mis problemas. Mi giro e trovo volti tutti anch'io, uguali. Anch'io, come voi, sono una passante. Ero partita bambina, con i capelli lucenti nelle trecce di pece. Ora mi guardo nelle vetrine dei bei negozi del centro e il mio viso è quello di una vecchia. Nessuno mi chiama più Azadi e io non dico più a nessuno di chiamarmi così. Se qualcuno mi chiede come mi chiamo, alzo le spalle e grugnisco dentro di me. Insulto con odio ogni dio che mi ha ingannata donandomi questo nome e questa carta straccia di storia. Che mi ha fatto intravedere il sole per poi strapparmelo dagli occhi, frantumandolo in anni e chilometri, per arrivare su questo marciapiede a farmi sputare in testa. Voglio provare a decidere almeno questo, la Vivo mia in una storia. Casa d'accoglienza, però también me siento sola allí. Non mi chiamo più Azadi, non ce l'ho più un nome. Mentre dormo sul mio cartone, sogno che qualcuno me lo sussurri di nuovo all'orecchio, il mio nome. O un qualsiasi altro nome che possa dirmi chi sono. Me ne basta uno anche piccolo, strappato, sbocconcellato. Voglio solo che sia un nome. Niente di più. Chissà se stanotte mi verranno a trovare la crudeltà delle mani o del gelo. E se verranno, che importa? Non troveranno più Azadi ad aspettarli. Non troveranno più nessuno. Chissà dove deciderà di portarmi il mare. Ma quando chiederanno di me? Dirò di guardare al futuro. Gli altri, purtroppo, non possono capire questo senso di solitudine. Potrei volver. Volveré a ver mis padres.